la scorta di Previ, la scorta di Dell'Utri, ha detto basta, ce la facciamo più, fateci firmare, sono andato a firmare. Cioè, qui siamo di fronte a qualcosa che io non riesco neanche a capire. Tante piazze nel mondo, hanno preso da qui in poi. Non lo so, ma no, hanno perso, sono rammaricato, non ma hanno perso, è un conto di esserci, guarda, no. Don Ciotti no, non ha potuto, ha mandato una lettera, comunque lui è sul campo, in prima linea da anni, quindi no, è al di fuori da qualsiasi sospetto. Enrica fa un lavoro di... è una specie di dinamitardo straordinario, non vorrei mai avercelo contro io. Ma quindi si discute questa legge? Ecco, questo è interessante, perché questa legge non sarà mai ovviamente approvata, ma l'itering di una legge popolare è tremenda. Cioè noi adesso 300.000 sono circa. 200.000 per il TG5. Quanto? 200.000 per il TG5. Sì, comunque va bene. Ora poi ci saranno 400.000 se TG5. No, ma voglio dire, quando tu hai queste firme, non è mica finita lì, non è? Inizia l'itering della legge. Siamo arrivati alla Germania. Ah, sì. Io c'ho una questione. Il comico all'Italia, ovviamente per politico. No, guardi che la politica la fa anche lei senza essere un comico, non so adesso chi è lei, come è messo, ma la facciamo un po' tutti la politica, quando andiamo al supermercato a comprare fai della politica, quando compri un giornale piuttosto che un altro, cioè bisogna capire una cosa, volevo finire questa legge, adesso con le firme cosa facciamo? Le portiamo alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ti dice bene, devi dimandare tutte una per una il comune di residenza di chi ha firmato, quindi portare ogni firma al comune di chi ti ha firmato. E quando hai queste, allora poi, quindi è un'organizzazione che ci vuole, io ce l'ho fortunatamente perché i meetup, i ragazzi, che sono 50.000 sul territorio, riescono a fare delle cose meravigliose così, perché se no è una cosa che dovrebbe fare un partito politico. Ma nessuno vuole rappresentare nessuno, sono gli obiettivi, sono le cose. Poi questa legge, quando avremo tutto questo, queste cose a posto, il primo relatore della legge la porterà al Parlamento e la descriverà ai parlamentari. Ora il primo relatore è successo così in combinazione sono io. Io voglio vedere se approveranno una legge dove 240 deputati hanno già detto che sono più o meno d'accordo con questa, perché non possono non essere d'accordo. Cerca di capire, forse il parlamentare, che sento tre cose così come mobilitazione di milioni di persone, dico facciamola. 200 hanno già risposto, no? Sì, 200, di più di 200 hanno risposto, alcuni in modo straordinario che non mi aspettavo, tipo Scaiola che ha detto sì a tutte e tre, e un altro Bertinotti che ha risposto ma non ho capito, perché non riesco più a capire. Beppe, lo sai che questa manifestazione ha avuto 200.000 contatti su internet, la più grossa iniziativa in streaming che abbiamo fatto in Italia, grazie a voi, a Micapa e a te. Grazie anche a voi dell'assistenza tecnica che avete mandato in onda, una bella cosa, e rimane il patrimonio della gente, un po' di informazione. Possiamo mandarla in onda ancora? Ma io sono semplice e qualunquista, lo sai, perché è la mia natura essere un po' semplice e qualunquista, capito? Ha parlato molto di lavoro oggi, come mai? Di? Lavoro. Ma è lavoro, allora lasciatemi andare a riposare, ho lavorato. Grazie Beppe! A voi studio, avete visto, Beppe se ne va e l'iniziativa è stata un grosso successo e ha ringraziato ovviamente anche la nostra piattaforma che ha mandato in onda l'evento. Grazie a voi, grazie a studio, questo è l'ultimo contributo, ciao. Grazie Gianfranco Mascio, ci ricollegheremo ancora con te per i saluti finali, sei stanchissimo, sei stato bravo, ti hanno travolto i giornalisti ma sei riuscito a portare a casa comunque il risultato. Mi dicono che abbiamo un altro protagonista del meetup, stavolta a Treviso, Maurizio. Pronto? È caduta la linea con Maurizio, lo richiameremo. Io vi ricordo di, se volete, specie voi protagonisti dei banchetti di Beppe Grillo in tutta Italia, chiamateci
diteci com'è andata nella vostra città, il numero lo vedete in sovraimpressione, e io continuo con le email che sono arrivate. Buonasera, con 3S, sta seguendo la vostra trasmissione in internet, trovo per dire poco un diletto che un evento così importante, informativo e di speranza per uno Stato pulito venga ignorato dai medici e costretti dall'estero a seguirlo da casa attraverso un computer. Auguro a questa giornata di lasciare un segno per il futuro, sperando che se non vada a fondo si ripeta più presto, con la possibilità di crearla in più città estere, per tutti quegli italiani che vorrebbero tornare nella loro patria ma al momento si può dire che si vergognano. Vai Beppe, siete tutti noi, ti sentiamo gridare fino in Germania. Un augurio di vittoria, e se oggi non si piazza una pietra, non mollare, la prossima volta saremo di più. Siamo tornati anche in diretta con la piazza. Maurizio di Treviso è in linea? No, ci sono problemi evidentemente. Io allora continuo con le email. Quando lavoravo, era ciao, ciao.